Ci troviamo a Lizzano, in provincia di Taranto. Vogliamo parlarvi di una vicenda giudiziaria risoltasi, per fortuna, felicemente per l'allora sindaco, l'avvocato Dario Macripò. Macripò nel 2018 fu condannato a 6 mesi con pena sospesa per il reato di abuso di ufficio. I fatti risalgono al 2010. Si creò una controversia, uno scontro tra Macripò e il dirigente scolastico di una scuola lizzanese, proprio perché Macripò notava che sistematicamente le auto del dirigente scolastico e di altri funzionari venivano parcheggiate all'interno della scuola in un'area che invece serviva per ragioni di sicurezza come punto di raccolta degli studenti. La goccia che fece traboccare il vaso fu rappresentata dal fatto che Macripò stesso si rese conto che un disabile un giorno non poteva, mi pare un giorno di pioggia, non ricordo bene, addirittura non poteva neanche transitare, uno studente disabile, proprio alla luce della presenza di queste auto. E allora Macripò dispose una ordinanza sindacale in base alla quale le auto lì dentro, in quel posto, non potevano più essere parcheggiate. Il dirigente scolastico si sentì scavalcato, ritenne che quello di Macripò fosse un abuso e denunciò Macripò. Macripò viene condannato in primo grado. Ora Macripò è stato assolto in sede di appello. Giustizia è stata resa a Macripò. Ma vedete, io non voglio assolutamente difendere Macripò, ma voglio che a un uomo, a un galantuomo quale Macripò, sia resa giustizia non solo in sede, diciamo, di tribunale, ma vorrei che ciò avvenisse anche in termini di immagine, di opinione pubblica, perché qui a Lizzano molti hanno speculato su questa vicenda, hanno gettato fango su Macripò, si sono divertiti di questa vicenda per costruire certe fortune politiche che in effetti, più che fortune politiche, forse per loro sono state fortune, ma sfortune per la comunità lizzanese. È molto facile sbattere il mostro in prima pagina, è molto facile volere a tutti i costi dare addosso a una persona in un momento difficile del proprio percorso. Macripò è uscito alla grande, è stato assolto, ma io ero sicuro, lo ebbi anche a dire all'epoca dei fatti, basta vedere le registrazioni in materia. Però pensate un po', in base a questa condanna Macripò fu sospeso, in base appunto alla legge Severini, fu sospeso e per gli ultimi mesi non ha potuto, ovviamente, non ebbe modo di portare a termine il suo mandato amministrativo da primo cittadino. Ma pensate come è assurda questa legge, come c'è poco garantismo, perché immaginate se anziché pochi mesi fossero mancati anni. Beh, il sindaco per anni, per un anno o per più anni, non avrebbe potuto ricoprire quel ruolo, quell'incarico che legittimamente gli era stato assegnato dal popolo sovrano, dal popolo elettore. E questa gente che si è divertita contro Macripò ora è così vigliacca che non ha neanche il coraggio di chiedergli scusa. Dovrebbe avere il buon gusto, dovrebbe avere il pudore di chiedere scusa, di dire abbiamo sbagliato, tu sei una persona per bene. Nello stesso modo, negli stessi termini e nella stessa misura in cui il fango abbondantemente è stato gettato addosso a Macripò. Volevo così raccontarvi questa vicenda perché spesso cadono nel silenzio le assoluzioni. È stata resa giustizia a Macripò. Ora vogliamo che la stessa giustizia sia resa in ambito mediatico all'ex primo cittadino. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.